Con la puntata di oggi terminiamo un po' queste luci che ci sono venute, ma a dirvi la verità ce ne sono tante altre, rileggendo le ultime due omelie pronunciate da Monsignor Oscar Arnulfo Romero, oggi San Oscar Romero, vescovo di El Salvador, ucciso per difendere il suo popolo dalle ingiustizie e dalle violenze perpetrate dai poteri forti che erano in quel paese, il 23 marzo, ucciso il 23 marzo del 1980. E mi piace chiudere con una luce. Monsignor Romero ci ha insegnato la luce della coerenza evangelica e quindi la luce di una verità che va proclamata senza mezzi termini, che va annunciata senza mezzi termini. E quindi una luce che poi procura una denuncia non per partito preso, ma una denuncia appunto che nasce dalla verità. È una denuncia che poi provoca anche persecuzione nella Chiesa e sulla quale la Chiesa si deve interrogare, perché egli questa verità l'annunciava non solo alla società, alla politica, all'economia, all'esercito, alle forze armate, eccetera, ma l'annunciava anche all'interno della Chiesa, evidenziando le proprie mancanze e le proprie incongruenze. Poi la luce che ci viene dalla difesa dei poveri. E un'altra luce, ma ce ne sarebbero tante altre, che ci viene dal Magistero di Monsignor Romero, è appunto la dignità delle vittime. Egli ha sempre richiamato la dignità delle vittime. Quasi all'inizio della sua missione, del suo ministero, il 19 giugno del 1997, parlando ai campesinos di Aguilares, egli li definì, guardate che parole belle ma anche inaudite, voi siete il divino trafitto, voi siete il Cristo crocifisso. Pensate che Gesù si è definito povero, ignudo, perseguitato, no? Il giudizio sarà proprio sull'accoglienza di questi ultimi, di questi poveri, ma noi potremmo e dobbiamo allungare l'elenco di Gesù, per esempio, inserendo anche tutte le vittime di violenza, inserendo anche i campesinos di Aguilares, inserendo anche i bambini che muoiono nel Mar Mediterraneo, sulle nostre spiagge, ma anche gli adulti, inserendo tutti coloro che muoiono per difendere gli altri. E poco prima di morire, lui stesso assassinato, proprio quel 2 marzo del 1980, qualche giorno prima, egli disse, Monsignor Romero morì il 24 marzo e questa omelia risale al 2 marzo, quindi a circa 20 giorni prima della sua morte. Ogni uomo è figlio di Dio e ogni uomo ucciso è un Cristo sacrificato che la Chiesa venera allo stesso modo. E questo popolo crocifisso, questo Cristo crocifisso nel popolo, continua Monsignor Romero, dice che con un popolo tale non è difficile essere un buon pastore, quindi non per merito suo, ma per merito e per i meriti del popolo crocifisso per Cristo e in Cristo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.